Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e ragazzi, prima di iniziare la carriera volevo ringraziarvi perché veramente state lasciando tantissimi commenti bellissimi, veramente grazie di cuore, tanti mi piace, vi state iscrivendo al canale. Continuate così, mi raccomando. Poi ragazzi, siamo nella carriera vera e propria. Allora, ho dei nomi, o soprattutto ho un nome qui nel Lub Mercato. Ora ve lo faccio vedere. Però per il momento ragazzi vorrei giocare la seconda e terza partita e vedere un po' cosa succede, perché voglio capire un po' meglio la formazione, su chi puntare. Infatti faremo un po' di turnover. Voglio capire bene i giocatori che possono essere sostituiti nel caso nel mercato. Non voglio fare acquisti così a destra e manca, giusto per, li voglio fare con un certo criterio. Ecco qui ragazzi il giocatore che voglio provare a puntare è Crecco della Lazio a centrocampo. Vi ricordo però che dobbiamo aspettare il rapporto degli osservatori, perché praticamente per far salire un giocatore di 10 della primavera devo metterlo praticamente sempre in campo, e quindi questo ci darà un po' di grattacapi. Io direi ragazzi di avanzare e quindi ci avviciniamo alla sfida col Brucia. Arrivano delle email, ovviamente se arrivano offerte noi le valutiamo. Nello scorso episodio non vi ho detto cosa volevo fare con Sabelli. Sinceramente ragazzi, Sabelli vorrei tenerlo, l'ho valutato un po' e secondo me è uno di quei giocatori che dobbiamo assolutamente tenere, perché ci può tornare comodo durante il campionato. Arriva anche un'offerta per Cassani, attenzione. Per Cassani vediamo un po' quanto ci offrono. 1 milione da parte dell'Anderlecht. Sinceramente io rifiuto. Sapete perché ragazzi? Neanche tratto. Perché se c'è un giocatore che vorrei vendere è Morleo. Cassani mi serve la sua esperienza assolutamente. Non vorrei privarmene. Allora, poi vabbè, CT della nazionale. Ok, vediamo colloquio il giocatore. Petriccione vorrebbe giocare. Io volevo già metterlo in campo, quindi va benissimo. Allora ragazzi, per affrontare il Bruges ho deciso di utilizzare questa formazione, tanto turnover, in attacco la coppia Kozak-Sissé, a destra Fiammozzi, poi Busellato Petriccione a centrocampo, Iocolano, che mi avete consigliato in tanti di provarlo, Delia Marrone, Tonucci e Anderson con Berardi in porta. Mi porto in panchina Piu perché se sicuramente a partita in corsa voglio provarlo e vediamo un po' cosa combina. Quindi ragazzi, leggenda, 4 minuti, sereno, si va nel match. È una gara dove mi serve capire il valore di alcuni giocatori. Ad esempio anche un Kozak, farò molti cross per sfruttare il suo colpo di testa. Anche lo stesso Fiammozzi, devo verificare alcune capacità. Rimessa corta, attenzione, perché può scaturire un buon cross pericoloso, ma Marrone riesce a strappare il pallone. Occhio qui, pericoloso il sinistro, palla fuori. Dal cerchio di centrocampo, bella questa palla quando la fate girare così bene. Delia, Delia può avanzare, Delia, Delia la mette dentro, il pallone resta lì, c'è ancora il pallone per noi, Petriccione, palla fuori, ma si fa vedere il nostro giovane, bravissimo Petriccione. E finisce qui il primo tempo ragazzi, una prova convincente da parte dei nostri, abbiamo giocato in maniera molto ordinata, certo il Bruges si difende veramente bene. Mi ha sorpreso Delia, il terzino sinistro che abbiamo, veramente mi è piaciuto un sacco, anche Petriccione sta giocando alla grandissima, quindi ragazzi continuiamo così, però facciamo alcuni cambi, tanto sono illimitati nel precampionato, metterei subito Greco da provare, Petriccione ha giocato veramente bene, entra Piu sulla sinistra, il nostro nuovo acquisto, poi in attacco metterei in prota, Kozak lo lascio perché sta giocando bene, Delia lo voglio lasciare ancora, la difesa sta giocando benissimo, quindi non toccherei nulla. C'è Tuba... Bravissimi qui, Anderson, grande partita la sua. Allarghiamo il gioco, perfetto. Dai che può correre Anderson, gran bel terzino anche lui. Vai Anderson, corri su questa fascia. Corri su questa fascia, vai Kozak. Vai dentro Kozak, non ci arriva. Dai che buona, no. Forse calcio d'angolo, no, rimessa dal fondo. Eccolo Clesi che tiene il pallone. C'è Simons, pallone dentro. Cerchiamo di chiudere, attenzione, pericolosa qui l'azione. Ma... il nostro terzino fa buona guardia e ripartiamo addirittura da Berardi. Marrone, usciamo palla al piede, molto bene. Piu, la palla verso Delia che vi ho detto è un giocatore che ha gamba ragazzi, veramente mi piace un sacco. Vai Kozak, mettiti dentro.
Eccolo, il pallone dentro ancora una volta, ma niente da fare. Proviamo questo calcio d'angolo, sarebbe bello segnare su calcio piazzato. Vediamo se riusciamo. Tonucci, palla fuori di pochissimo. Spazza via e noi possiamo battere subito. Vai Fiammozzi, metti là dentro, vediamo chi ci arriva. Esce il portiere del Bruges, ma noi andiamo in anticipo, Busellato. Madonna, sto portiere come esce, ragazzi. Bravo, Busellato. Allarga, allarga. Sfruttiamo questo cross. Dentro! Mamma mia, che azione favolosa, ma non riusciamo a concludere. E finisce il match, ragazzi, sul risultato di 0-0. Devo dire, sono soddisfatto della mia squadra. Abbiamo giocato con tantissime riserve, ma si sono impegnate e io pure mi sono divertito, devo dire. Certo, il Bruges non è una delle ultime arrivate. Abbiamo giocato bene. Ora, peccato che abbiamo un solo punto. Vediamo, siamo sempre ultimi. Però attenzione, perché la prossima abbiamo la sfida con lo Standard Liegi e potremmo, vincendo, andare a 4 punti. Quindi non è detto, ragazzi, è ancora tutto in gioco. Facciamo gli allenamenti, ragazzi, perché sono fondamentali. Magari sale qualcuno, questo non lo so, però sarebbe bello. Prende una A in prota e inizia a crescere e la cosa non è male. Ci ringrazia Petriccione, non ti preoccupare, volevo farti giocare già io. Allora ragazzi, molti di voi diranno: Ricky, ma fai mercato, che cavolo, giochi solo le partite. Ragazzi, vi ripeto, io voglio fare una carriera molto molto realistica e devo valutare un sacco di cose. Busellato vorrebbe giocare. Ok, lo possiamo far giocare senza problemi. Vi ripeto, ho delle trattative, cioè, o meglio, ho dei nomi in mente, ma voglio vedere dopo questo torneo precampionato cosa succede. Tanto siamo ancora al 12 luglio, quindi c'è molto molto da lavorare. I minuti in campo servono sia per i giocatori e sia per me, per capire bene dove intervenire. Ora facciamo un mix in questa partita, è la partita della verità, tra virgolette. Facciamo un mix, cerco di fare la formazione stesso con voi in live. Allora, volevo provare Martigno sulla sinistra proprio come terzino. Lui non può farlo come ruolo, ma secondo me sa il fatto suo. A sinistra Piu, promosso titolare. Ragazzi, però Delia mi è piaciuto un sacco a sinistra. Gomber e Capradossi confermati. A destra Sabelli, va bene. Brienza deve giocare assolutamente. A centrocampo gioca Busellato e Marrone, che fa gli straordinari ma mi piace un sacco. E in attacco Floro Flores voglio provarlo. Nené vorrei giocare con Kozak, perché ho visto che i cross con Kozak sono decisivi. Per il momento voglio schierare lui. Poi gli altri giocatori qui da provare non ce ne sono tantissimi, magari Scalera, che poi provo più in là, e Teio. Sì, Teio dobbiamo usarlo, dai, mettiamo Teio al posto di Marrone, che ha fatto già due partite. Direi che questa formazione va bene così, dobbiamo assolutamente portarci a casa questa vittoria. Quindi come sempre, leggenda 4 minuti, sereno, si va nel match. Gara fondamentale, dobbiamo portare a casa i 3 punti, però dobbiamo capire bene alcuni movimenti dei nostri giocatori. Abbiamo una rosa mista fra titolari e possibili sostituti, dobbiamo far bene. Il lancio per Martigno. Martigno può correre, vedere qui Piu, se non sbaglio, sulla fascia. Sarà una rimessa laterale per noi. Vai, vai, mettigliela bene. Piu la mette giù. Prova il cross, vediamo chi ci arriva. Nessuno, però c'è Martigno che la mette dentro. L'appoggio per Busellato, che prova il destro. Subito la parata. Fantastico così l'inizio. 45esimo che si avvicina. Qui c'è Edmilson Junior, gran bel giocatore. Il pallone per Fiore. Interviene benissimo la nostra difesa. Partiamo con Busellato, anche se l'arbitro fra poco fischierà. Brienza va per vie centrali. Ragazzi, finisce qui il primo tempo. Vi giuro, vi ho messo solo una clip probabilmente, perché non è successo quasi nulla. Fortissimo questo Edmilson Junior. È una gara che si sta giocando a centrocampo. Dobbiamo cercare di pungere avanti assolutamente. E quindi ragazzi, metterei al posto di Piu, ci metterei Galano che è un po' stanco. Busellato metterei Bascia. Brienza va bene, tutto sommato. Però vorrei cambiare poco poco modulo, vi dico la verità. Vorrei provare questo 4-2-3-1 stretto per far girare un po' di più il pallone. Kozak punta centrale, Floro Flores dietro perché può giocare lì. Brienza sempre sulla fascia, lo vedo meglio lì. Teio, Bascia e il resto va bene così. Vediamo se col cambio modulo possiamo essere più pungenti. Dobbiamo andare noi in anticipo, via sta palla. Perfetta, vai. Usa il fisico Kozak, vediamo se lo sa usare bene. Vai Kozak, madonna ragazzi, è un carro armato Kozak. Vai Kozak.
Kozak contro tutti, non ce la fa più, la mette dentro. Vai Floro Flores, il pallone dentro, mamma che occasione. La tiene Franco Brienza, bello il pallone appoggiato, Teglio, pallone dentro, ancora pallone allargato, Teglio la può tenere, si appoggia dietro. Dai ragazzi, cerchiamo di far girare palla, Brienza, pallone scodellato in mezzo per Kozak, c'è Galano, Galano può girarsi, però non ha un compagno libero, lo trova in Martigno, Martigno vede il pallone centrale, per Teglio col destro, palla fuori, ma ci siamo svegliati ragazzi. Vai Galano, Galano rientra, bellissima la palla, si appoggia a Floro Flores, c'è Kozak che la tiene, deve appoggiarsi su qualche compagno Kozak, perfetto, vai, per via centrale, oddio che azione, vai Brienza, Brienza, ci fidiamo di te, attenzione, Brienza, entra in area, vai Teglio, che parata che ha fatto, allucinante! Attenzione, qui che può partire il cross, ci pensa lui, Gyomber, e qua dobbiamo spazzare via ragazzi, assolutamente, Kozak deve fare da sponda, bravissimo, vai Floro Flores, che vede Galano, vai Galano, Galano, il cross dentro, sarà calcio d'angolo per noi, dobbiamo battere corto ragazzi, dobbiamo battere assolutamente corto, perché dobbiamo sfruttare un po' tutto, eccolo Galano, Galano tiene palla, vai Galano, vedi un compagno libero, c'è Kozak, Kozak la mette dentro, Gyomber la allarga per Teglio, mamma mia, era un'ottima azione devo dire, bella, vai Capradossi, ripartiamo, azione calda, Floro Flores per Kozak, Kozak può andare, Kozak, bella l'azione, Kozak, la parata ancora incredibile, battiamo corto, praticamente l'ultima azione, Galano può metterla dentro, vai col colpo di testa, qualcuno che ci arriva, spazza via lo Sandaligi. Cosa è successo? Non l'ho capito. Probabilmente è finita la partita, sì. Peccato ragazzi, dalle clip lo avete visto, è stato un assedio nel secondo tempo. In tre partite non abbiamo ancora segnato, questo non è un bene, lo so, però stiamo giocando già a leggenda, un gioco nuovo per me, quindi devo anche un po' abituarmi, sto capendo tante cose. Guardate lì, 60% quasi di possesso palla, abbiamo giocato veramente bene, peccato, ci è mancato solo il gol, ma abbiamo rischiato di farlo più di qualche volta. Sto capendo anche come sfruttare tutti i vari giocatori, quindi io vorrei fare... Ah, attenzione, la prossima partita è con l'Avellino. Attenzione, bella sfida in Coppa Italia. Lì dobbiamo farci trovare pronti. Allora, vi faccio una breve panoramica dei giocatori che sono promossi per me. Floro Flores, bene. Nenè non mi è piaciuto, infatti lo metterò in lista trasferimenti. Brienza, abbastanza bene. Basce Marrone, anche. Martigno così così, mi è piaciuto più Pio che abbiamo comprato, Cassani bene, la coppia dei difensori tutto sommato bene, alla fine gol a parte col Genk non ne abbiamo subiti, quindi va benissimo, Mikai veramente portiere forte, in prota anche va bene, Galano promosso, Busellato, Greco e Tonucci anche, Anderson da rivedere, Berardi ottimo secondo portiere. E qui Fiammozzi mi è piaciuto, Pio anche devo dire, Salzano non l'ho ancora provato, dobbiamo vederlo meglio. Petriccione, bel giocatore, bel giovane. E anche Iocolano non si è comportato male. Quindi ragazzi, io andrei a mettere in vendita i giocatori che magari non mi hanno convinto particolarmente. Quindi un giocatore che vorrei metterci è, aspettate che lo trovo, è Morleo, ma mi sa che l'ho già messo, giusto? Sì, perfetto. Poi vorrei metterci, aspettate, Salzano, che... non lo vedo come caratteristica, un giocatore che può darci una grossa mano, vi dico proprio la verità. Poi magari mi sbaglio, però non mi piace particolarmente, almeno su FIFA. Poi Teglio va bene, Bascia, Martigno, in prota, Brienza, Nenè. Nenè, perché blocca offerte? Pronto per giocare, forse perché è appena arrivato, non lo so. Vabbè, devo capire un po' questa situazione. Poi Kozak, non male. Sissé non mi piace ragazzi, Sissé non mi piace. Iocolano tutto sommato può andare bene. Piu, vabbè, appena arrivato. Questi sono i giocatori ragazzi che alla fine mi stanno convincendo un po' di più. Ripeto, a me interessa vedere bene tutti i vari giocatori. Ci è arrivato anche 1.200.000 dalla Coppa Internazionale Europea, quindi possiamo sfruttarli per il mercato. Qui eliminiamo, contento Busellato, dobbiamo tenere sempre il morale molto molto alto. Quindi allora vi faccio vedere nei trasferimenti, no nei trasferimenti, nell'ufficio abbiamo circa 3 milioni più o meno di budget,
Quindi possiamo lavorare bene. Vi ricordo che aspettiamo sempre il responso dell'osservatore, che è fondamentale per la nostra stagione. Quindi io direi, ragazzi, che questo episodio voglio chiuderlo qui. Ok, magari molti saranno scontenti che non ho fatto mercato, ma vi posso assicurare che mi è servito, scusate se sono ripetitivo, mi è servito un sacco vedere in queste partite come si muove la squadra e come intervenire, come sostituire possibili giocatori e come prendere i miei giovani, perché sono importanti. Qui nel frattempo Azpilicueta al PSG, Vardy al Leverkusen, Lamela al Red Bull Salisburgo, quindi trasferimenti abbastanza clamorosi. Potrei cambiare modulo, infatti nei commenti vorrei che mi consigliasse un modulo. Questo 4-4-2 non è molto pericoloso. Col 4-2-3-1 avete visto nel secondo tempo abbiamo giocato molto molto bene, secondo me. Quindi non lo sottovalutiamo. Per finire vi faccio vedere il tabellone. Ci saranno anche i playoff in Serie B, qualora dovessimo arrivarci, questo è chiaro. Vi faccio vedere che il Genk e lo Standard Liegi sono lì a combattersela nella Coppa Internazionale Europea. Noi purtroppo non ci siamo arrivati. Vedete il girone, siamo arrivati ultimi con 2 punti, però con un solo gol subito e purtroppo 0 fatti, è stato questo che ci ha un po' penalizzato. Magari per lo spettacolo potrei abbassare la difficoltà, però voglio partire con leggenda e vedere la mia crescita, come ho detto nel primo episodio, rispetto a tutto il resto. È una squadra molto molto bella, io mi sto divertendo. Vi faccio vedere il calendario, perché praticamente, vabbè, nel prossimo episodio faremo mercato, cioè cercheremo di vendere i nostri giocatori e vi farò vedere un po' di giovani talenti, giocatori particolari che voglio provare a portare al nostro Bari. Però non voglio allungare troppo la squadra, perché se vi ho detto che è realistica la carriera, deve essere veramente realistica. Poi avremo la partita di Coppa Italia qui con l'Avellino, tosta, perché vorrei provare a passare. E poi l'inizio del campionato col Brescia, che non è facile. Il Brescia è gran bella squadra. Poi guardate com'è ricco il calendario della Serie B, veramente giochiamo con squadre molto molto toste. La Serie B è un campionato difficilissimo, quindi dobbiamo farci trovare pronti. Niente ragazzi, la rosa l'avete vista, praticamente vi ho fatto una panoramica completa di tutti i giocatori. Non dobbiamo allungarla troppo, perché calcolate che almeno 2 giocatori della primavera sicuro li inserisco, e poi vedete diventa troppo lunga la squadra. Se non vendiamo, non dico che non compriamo, però dobbiamo valutare bene, perché non voglio arricchire troppo questa squadra di giocatori che poi risultano scontenti o che non giocano e non mi piace. Preferisco magari il primo anno capire come ragionare, provare a raggiungere perlomeno i playoff, perché vincere il campionato come obiettivo è un po' difficile, secondo me ci sono squadre un po' più attrezzate, e riuscire però a fare una bella stagione. Quindi ragazzi, mi raccomando, continuate così con i mi piace, questo supporto nei commenti, una bella iscrizione al canale, e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi!